Lo strumento con il quale si realizza il metodo pratico SITAM, meglio noto come l'appellativo più comune di squadra, è un curvilineo in cui ciascun tratto di curva è connesso ad un particolare del modello, la spalla, il colmo della manica, l'incavo, eccetera, che può essere così disegnato in modo esatto. Il criterio geometrico di base è stato infatti sviluppato ed introdotto in segni grafici con logica consequenzialità, facendo tuttavia in modo che l'uso dello strumento non presenti difficoltà. A tale scopo sono stati adottati vari accorgimenti che risultano subito evidenti: l'uso di 3 colori, la numerazione progressiva delle scale, che evita la possibilità di saltare qualche operazione, la realizzazione di fori opportunatamente calcolati e disposti onde garantire la massima precisione della squadra. Quando noi lavoriamo con la scritta davanti sulla squadra, traceremo un angolo retto sulla nostra sinistra. Tutto quello che noi faremo che è all'interno della parte del davanti, così, cioè in nero per il corpino, in verde per la gonna e in rosso per i calzoni, avrà sempre l'angolo retto sulla parte sinistra. Incominciamo con il corpino. Abbiamo l'ordine progressivo, come detto prima, delle scale, scala 1 e scala 2, che ci danno, nella proporzione della taglia, in questo caso prendo un 42-42, segno poi scala 3-42 e scala 4-42. Questo mi darà il giro collo, scala 1, scala 2 mi darà il giro collo, questo la pendenza del giro della spalla e questo mi darà il giro manica. Ora andiamo a vedere ad appoggiare la squadra con scala 5 su scala 3 e scala 6 su scala 4, taglia con taglia. Tracciamo una linea con la matita e abbiamo il giro manica. Andiamo poi a completare, a disegnare la spalla, scala 2 con scala 3, appoggiando la squadra semplicemente in diagonale, e poi il giro collo. Prendiamo scala 7, appoggiamo la taglia su scala 2, facciamo ruotare la squadra fino a trovare scala 1, tracciamo una linea con la matita e abbiamo completato il giro collo del davanti. Poi invece per quanto riguarda il corpino, se devo realizzare una gonna, disegnare una gonna, traccio sempre un angolo retto sulla sinistra, prendo in considerazione queste misure che mi danno la circonferenza vita e pure la circonferenza fianchi, prendo le misure necessarie. Poi, per realizzare la curva del fianco, giro la squadra così e realizzo la curva del fianco. Se il fianco non è molto pronunciato, posso utilizzare anche la curva fantasia. Questo per la gonna. Sempre sul davanti della squadra ho anche in rosso i calzoni, che mi danno 3 scale. Scala 1 per la lunghezza a cavallo, scala 2 per l'incavo del cavallo e scala 3 per il dritto filo del pantalone. Questo in relazione alla misura dei fianchi, per cui non sempre la misura dei fianchi corrisponde a quella del corpetto. Nel nostro metodo viene utilizzata la metà circonferenza fianchi, per cui se una persona ha 92 utilizzerà un 46, un 46 e un 46. Poi, per quanto riguarda la parte dei fianchi, sempre potrò usare la curva fianco o la curva fantasia. Questo per quanto riguarda la parte davanti della squadra. La giro e trovo il dietro. Il dietro invece, per realizzare tutto quello che c'è all'interno, per cui corpetto, manica e gonna, traccio un angolo retto sulla mia destra. Per il corpino utilizzo una di queste scale in relazione alla taglia. Qui parto con la taglia che ho ricavato prima prendendo la misura del torace, che mi dà il punto spalla, il punto del giro collo, voglio dire. Questo mi dà il punto spalla. Le freccette, le lineette, queste indicano che questo è il dietro, mentre questi buchetti qua sono quelli della spalla del davanti. Poi vado sulla scala 4 dove trovo il giro manica. Appoggio poi la taglia che è su scala 5 nel punto prima rilevato di scala 3. Sposto la squadra in modo da trovare il punto prima trovato su scala 4
e traccio una linea con la matita, con questa curvilinea qui, in modo da disegnare il giro manica dietro. Dopodiché la parte alta del corpetto è completata. Proseguo con la lunghezza e con le misure che mi servono. Prendo poi la squadra, la giro e passo a disegnare la manica. La manica è composta da tre scale. Scala 1 che mi dà la larghezza in relazione alla taglia che io voglio usare. Scala 2 mi dà il colmo manica, cioè la parte alta della manica. E scala 3 mi dà il sottomanica. Disegno la mia taglia, traccio un angolo retto, disegno tutte e tre le scale, abbassando la squadra in modo adeguato, traccio tre linee parallele, chiudo il rettangolo, vado giù con la lunghezza e ho disegnato la prima parte della manica. Prendo poi la scala numero 2, la divido a metà con il centimetro che trovo qui, la sposto di 2 cm verso destra e con il giro manica vado a disegnare da questo punto prima trovato, partendo dal 28-58, fino a toccare il punto di scala 2. Poi con il colmo manica completo fino a toccare il punto alto di scala 1. Ora ho disegnato la parte alta della manica. Passo alla gonna, che è sempre all'interno della squadra e sempre con un angolo retto tracciato verso destra. Qui, come già spiegato, trovo le misure della circonferenza vita e della circonferenza fianchi. Basta semplicemente che io appoggi la misura, se ho 70 per ipotesi, e questo mi darà un quarto di 70 meno 2 cm. Misura che può variare in relazione al modello che devo disegnare, devo utilizzare. Per il resto poi la completo con la curva fianco o la curva fantasia in relazione alla forma della persona.